premio Cortina d'Ampezzo è il culmine della stagione letteraria di Una montagna di libri, un modo per avvicinare il grande pubblico alla lettura e ai grandi autori che invitiamo a Cortina d'estate ed inverno. Vogliamo onorare una tradizione che a Cortina d'Ampezzo ha portato la grande letteratura da sempre. Sono stati più di 45 gli appuntamenti quest'estate a Cortina che hanno richiamato un pubblico vastissimo di oltre 20.000 presenze. Il premio Cortina d'Ampezzo in particolare, con i due vincitori Cristina Comencini, Liussi, e Wuming Uno e Roberto Santachiara nel premio della montagna, Cortina d'Ampezzo, sono due modi con i quali il pubblico può avvicinarsi alla lettura e scoprire dei grandi temi di riflessione e soprattutto leggere dei libri che valgono veramente la pena di essere letti. Questo libro, Liussi, ci tengo moltissimo e questo è il primo premio che prende e la giuria è fatta di persone molto importanti che anche amano molto la letteratura, la conoscono e dunque mi sento molto contenta. Diciamo che io sono una donna che ama molto la montagna e Cortina è un posto in cui sono venuta tantissime volte. Arrivando le Dolomiti si stagliavano, aveva appena piovuto, erano tutte rosa ed erano tutte aguzze sul cielo e bellissimo. Beh, una bella soddisfazione, spero per me e per il mio amico e coautore e massimo responsabile dell'operazione, che è Roberto Bui dei Wuming. E poi venire qui a Cortina è bellissima, quindi io mi occupo di altro, non sono uno scrittore e non scriverò mai nient'altro, ma è stato comunque una bella soddisfazione. La qualità degli autori, tutti di prestigio, la qualità delle case editrici, una grande presenza del pubblico, una verticalità della cultura che sta conquistando una restituzione di quello che è lo spessore, l'interpretazione, le riflessioni, gli interrogativi che un libro può portare il lettore. Finalmente Cortina al centro della cultura italiana, non il localismo, ma una parte del mondo intellettuale a cui noi destiniamo un interesse e una passione.